Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere le migliori edizioni manga del 2022. Ci stiamo ormai avvicinando alla fine di quest'anno e questo sarà il primo video dedicato appunto a quelli che sono i migliori manga del 2022. Saranno in totale 3 video, il prossimo uscirà settimana prossima e andremo a vedere anche la mia top personale dei migliori manga di quest'anno e andremo a vedere anche le migliori nuove edizioni. Infatti nel video di oggi non saranno presenti, andremo a vedere solamente i manga con l'edizione pubblicata per la prima volta in Italia. Quindi ovviamente non ci saranno nuove edizioni e andrò a valutare solamente l'edizione stessa del manga, quindi non andrò a fare una recensione, quella magari andrò a farla nella top mia personale. Oggi andremo a vedere quelle che secondo me sono le 5 migliori edizioni manga di quest'anno. Ne sono uscite ovviamente tantissime, quindi nei commenti fatemi sapere anche qual è la vostra preferita, quale vi ha stupito di più o vi è piaciuta di più, così anche da scambiare sempre qualche parere nei commenti. Possiamo però iniziare subito dalla quinta posizione, dove troviamo un manga di Saldapress. Vi sto parlando di Toy di Atsushi Kamijo, la prima opera in assoluto ad arrivare qui in Italia di questo mangaka, un manga degli anni 80. Saldapress lo fa davvero in grande stile, ci propone quella che è una Perfect Edition che adatta 2 volumi dell'edizione originale giapponese, prezzo di 14 euro, quindi si paga praticamente quello che è 7 euro per ogni volume, ma troviamo davvero quella che è una grande qualità. Sia per quanto riguarda tutta l'estetica dell'edizione, tutti gli effetti sono ovviamente in rilievo, sia tutta la sovracopertina nella figura del nostro protagonista, nella scritta Toy, addirittura il nome del mangaka è in rilievo e anche nel retro della sovracopertina. Edizione che fa nella sua semplicità quello che è un grande punto di forza, soprattutto ha una grande morbidezza e ci presenta quelle che sono tutte le pagine a colori riportate anche nelle edizioni giapponesi. Ce ne sono diverse all'interno del manga, praticamente quando si cambia ogni capitolo ne troviamo alcune e quando si cambia anche il volume, quindi praticamente quando si arriva a metà. Altra cosa che ho apprezzato da subito di questa edizione è che ci viene presentata la galleria dei frontespizi, qua chiamata come disegni rari, pubblicata per la prima volta su un'edizione estera e Saldapress ce le propone tutte a colori. Ammetto che queste illustrazioni di Atsushi Kamijo a colori rendono ancora di più. Ha uno stile di disegno davvero particolare e non solo a livello di contenuti, Toy secondo me è uno dei migliori manga del 2022, ma anche una delle migliori edizioni di quest'anno. Ottima traduzione di Saldapress, ottimo anche l'utilizzo di carta, appare molto bianca, le immagini sono tutte nitide, ottima risoluzione. Per quanto riguarda la parte dei manga, Saldapress non poteva partire meglio di così. Vi ricordo che saranno in totale 5 volumi, un'edizione e un manga che valgono davvero la pena. Complimenti a Saldapress per aver puntato su questo titolo e anche per aver puntato su un mangaka simile. Mentre invece in quarta posizione tra le migliori edizioni di quest'anno troviamo una di Gohan. Sì, avete sentito bene, nonostante tutti i difetti, tutti i problemi che hanno avuto quest'anno, un'edizione mi ha davvero sorpreso. Era anche uno dei manga che più aspettavo di quest'anno. Vi sto parlando di Suona il Cigno. Per ora sono usciti il volume numero 1 e il volume numero 2, manga shoujo degli anni 70, incentrato sul genere del balletto, della straordinaria mangaka Ariyoshi Kyoko. Questa è assolutamente una delle migliori uscite di quest'anno e Gohan ci va a proporre quella che è la Collector's Edition giapponese. Anche qui troviamo praticamente un'edizione 2 in 1, saranno in totale 7 volumi e anche il rapporto qualità-prezzo in questo caso è davvero buono, perché parliamo di 12,50 euro per ogni volume, quindi praticamente si va a pagare 6,25 euro. L'edizione ha un grande formato, più grande anche rispetto a Toy. Per quanto riguarda le copertine, è stato utilizzato lo stesso font della Collector's Edition giapponese. Gohan ha solamente aggiunto quello che è il suo simbolo, mentre invece sulla costina ci sono state delle modifiche e ovviamente ha utilizzato quello che è il font che sta utilizzando anche ultimamente per i suoi manga pubblicati. È stato leggermente modificato da Gohan, però la vera qualità di questa edizione la troviamo all'interno del volume. Prima di tutto troviamo un tipo di carta utilizzato che è lucido. È stata una vera sorpresa quando è stato pubblicato, perché non mi aspettavo assolutamente che Gohan lo pubblicasse con questo tipo di carta. Troviamo
mettiamo anche tutte quelle che sono le pagine a colori che si trovano anche nella Collector's Edition giapponese. Sono state tutte riportate. Questa è una cosa che mi rende davvero felice, perché tante volte vengono magari saltate e si crea quell'effetto di contrasto tra bianco e nero che a vedere non è neanche tanto bello. La carta è lucida e anche molto molto sottile, e questo rende ovviamente il volume molto flessibile e anche molto morbido. Per Go in quest'anno ci siamo anche abbastanza lamentati per il contrasto tra bianco e nero, ma io credo che veramente in questa edizione di Swan ci abbiano messo il massimo, abbiano lavorato davvero al meglio, soprattutto considerando l'importanza del manga in Giappone. Hanno cercato di proporcelo a un rapporto qualità che potesse andare bene per quanto riguarda l'Italia. L'edizione non è pregiata come la Collector's Edition giapponese, però presenta quelli che sono tutti i materiali che appunto sono arrivati dal Giappone. Addirittura a fine di ogni volume troviamo l'Illustration Gallery. Altra cosa super apprezzata, soprattutto le illustrazioni a colori, le troviamo praticamente tutte, aggiungono bellezza a questa edizione di Swan. Vi anticipo già che il manga sarà presente anche nella mia top manga personale di quest'anno, quindi piccolo spoiler, vi ricordo che uscirà settimana prossima, quindi per chi ancora non si fosse iscritto mi raccomando lo faccia per rimanere anche aggiornato sui contenuti. Non vi dico ovviamente la posizione, però brava Goen, e speriamo che anche i prossimi volumi fino ad arrivare al 7 siano tutti così. Mentre invece per quanto riguarda la terza miglior edizione di questo 2022 troviamo un manga di Taiyo Matsumoto proposto da J-Pop. Vi sto parlando di Number 5, eccolo qui con i suoi giganteschi due volumi della serie. Prezzo di 18 euro per ogni volume, vi ricordo che questa è una super omnibus che comprende 4 volumi dell'edizione standard. L'edizione infatti appare gigantesca, ma ha anche quelli che sono vari pregi. Innanzitutto ha una bellissima estetica, forse non si riesce a vedere tanto dal video, ma abbiamo vari effetti che sono in rilievo che riescono anche a esprimere bene quelle che sono le atmosfere appunto di Number 5. Li troviamo per tutta la sovracopertina. La cosa che mi ha più colpito di questa edizione, a differenza delle altre, è che per ogni volume è proposto un poster sia all'inizio del volume sia alla fine, quindi 4 poster in totale, che potrebbero anche far da sorta di pagina colori iniziali del manga. È un po' difficile mostrarle nel video, però si vede che J-Pop ci investe molto su Taiyo Matsumoto e cerca sempre di proporci le edizioni nel miglior modo possibile. Eccolo qui un altro dei poster presenti. È un costo di 18 euro per ogni volume, che se andiamo a confrontarlo non è neanche così tanto alto, perché sono 4 volumi in uno. È anche quello che è un bel formato, perfetto per i disegni di Taiyo Matsumoto, per andare a vedere un po' tutti i suoi dettagli, sempre particolarissimi. Vi mostro anche alcune delle tante pagine a colori che sono presenti all'interno. Messa al terzo posto per la completezza e per la cura per la quale è stata proposta. Non è stato rilasciato nessun tipo di dettaglio, sia per quanto riguarda la sua estetica, sia per quanto riguarda i contenuti. Edizione che ho apprezzato particolarmente, e spero che in futuro J-Pop ce ne proponga altre a questo livello. Mentre ora siamo arrivati alla seconda posizione, troviamo quella che secondo me è l'edizione migliore per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Abbiamo un altro manga shoujo dopo Swan, questa volta di Star Comics. Vi sto parlando di Saint Tail. Eccolo qui con la sua Perfect Edition. Non fa parte delle nuove edizioni perché questa è la prima volta che viene ufficialmente pubblicato su volumi cartacei in Italia. È stato pubblicato sempre da Star Comics sulla collana Amici, però appunto in tankobon, in volumetto, è la prima volta che esce in assoluto. L'edizione ha un costo di 8 euro, difficilmente sarà battibile anche nei prossimi anni, sono due volumi in uno e ha tantissimi effetti per quanto riguarda la sua sovracopertina, tutti effetti dorati. Ovviamente il rilievo, secondo me, è l'edizione perfetta proprio per quanto riguarda Saint Tail, e anche il rapporto qualità-prezzo, una delle migliori degli ultimi anni. Poi Star Comics ha voluto ancora più ingigantire la cosa, ci ha proposto delle pagine a colori, addirittura su carta patinata al suo interno, presenti per tutti i 4 volumi dell'edizione. Vi ricordo che è già conclusa qui in Italia, quindi può essere anche un bel modo per recuperarla. E oltre ad avere tutti questi pregi, ha anche una grande morbidezza. Ovviamente la carta utilizzata non è la migliore di tutte, quelle che abbiamo visto in precedenza sono ovviamente migliori, però è comunque la qualità di un volumetto standard, e contando che costa 8 euro è proprio il rapporto qualità-prezzo che riesce a vincere. Anche il formato è leggermente più grande rispetto al solito, si arriva proprio in edizione così, e spero che anche Miracle Girls, che uscirà l'anno prossimo, sempre pubblicato anche quello sulla collana Amici, abbia un'edizione simile se non identica a questa, anche per avere una continuità. Non c'è molto da aggiungere, un'edizione che si può solamente consigliare, brava Star Comics, molto molto bella. Mentre invece per quanto riguarda la migliore edizione di quest'anno, ho deciso di mettere quella più curata,
serata, quella con più ricerca in assoluto dietro anche per la stesura. Vi sto parlando della Pianura del Canto di Kokonino Press, manga di Kazuo Kamimura. Edizione spettacolare come anche tutte le altre che ci sta proponendo questa casa editrice per quanto riguarda questo grandissimo mangaka. Edizione ovviamente cartonata, rilegata a filo, il costo è di 24 euro per ogni volume. Vi ricordo che anche questa è già conclusa, un totale di 3. Il prezzo però ovviamente è più che giustificato, perché proprio per la realizzazione di questa edizione c'è stata una ricerca davvero invidiabile. Innanzitutto vi dico che questa è la prima edizione della Pianura del Canto al mondo ad avere le illustrazioni e tutte le pagine a colori che erano state fatte da Kazuo Kamimura. Sono praticamente state tutte restaurate, addirittura Kokonino Press si è messa in contatto con la figlia di Kamimura stesso, sono entrati negli archivi per cercare di restaurare il maggior numero di tavole possibili, sia per quanto riguarda i colori, sia per quanto riguarda quelle splash page che sembravano essere perse. Non è stato ovviamente così, perché tutti i materiali sono stati interamente restaurati ed è nata così questa nuova Complete Edition con la qualità più alta che si possa ritrovare, secondo me, nei volumi di Kazuo Kamimura. Queste sono ad esempio le tante pagine a colori che sono state restaurate da Kokonino Press. Poi ogni volta, per quanto riguarda i volumi di Kokonino, di Kamimura, io consiglio di leggere la postfazione per andare a scoprire come è nata, in questo caso, la Pianura del Canto, una delle opere più rappresentative. Complimenti davvero a Kokonino Press e a Paolo Lamarca per tutto il lavoro che stanno facendo per quanto riguarda la collana del Gekiga e per quanto riguarda anche quella di Kamimura. Ci stanno proponendo davvero un qualcosa di unico e che ha, secondo me, un valore che è inestimabile. Per tutta la qualità e per tutta la cura che c'è dietro a questa edizione, merita assolutamente il primo posto. Quindi per questo video è tutto, mi raccomando fatemi sapere anche nei commenti quali sono secondo voi le migliori edizioni di quest'anno, vi ricordo non nuove edizioni, per quelle arriverà un video specifico. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!